È stato girato nei luoghi più suggestivi e caratteristici di Colle Metauro, il film che ha preso spunto dalla fiction Don Matteo grazie a una brillante intuizione di Giacomo Vitarelli, che per l'occasione ha vestito i panni del protagonista. Ben 30 ragazzi dai 16 ai 18 anni che hanno fatto parte del cast in questo lungometraggio intitolato Il giovane Don Matteo, tratto dal vero episodio Non avrai altro Dio all'infuori di me. Giacomo, da che cosa è nata l'idea? L'idea è nata tanti anni fa, quando ero piccolo. Ho sempre avuto un debole per questa fiction, per Don Matteo, infatti sono andato due o tre volte già sul set di questa serie TV, e nel corso degli anni sono riuscito a conoscere un mio amico, si chiama Colonna Lorenzo, che già aveva fatto queste esperienze nel mondo delle serie TV, e grazie a lui e tutti gli altri miei compagni che sono riuscito a chiamare, far partecipare a questa esperienza, sono riuscito appunto a realizzare questo progetto. E quest'estate verrà proiettato con lì al Metauro? Sì, abbiamo fatto già una proiezione la scorsa estate a Calcinelli, appunto a Colle Metauro, e abbiamo richiamato appunto da tutto il territorio circostante molte persone. Abbiamo avuto molto successo e perché no anche quest'estate di ripeterne un'altra, casomai anche in un'altra parte qui della nostra provincia, anche forse qui nella città di Fano. Altri progetti? Sì, abbiamo già cominciato a pensare ad un proseguimento di questa serie TV, e infatti quest'anno no perché abbiamo numerosi impegni, ma già dal prossimo anno cominceremo appunto, cioè, speriamo di cominciare le nuove riprese. Buon viaggio! Buona fortuna! Grazie, mi raccomando, comportatevi bene, altrimenti il maresciallo chi lo sente? Lorenzo, ma quanto tempo ci avete impiegato per girare il film? Ma allora, il lavoro di scrittura l'abbiamo iniziato nel febbraio 2020, e dopo, la prima volta che siamo andati a registrare sul set è stata nell'estate 2020, e ci siamo fermati durante l'inverno fino all'estate 2021, e abbiamo riguardato le scene che avevamo fatto, le abbiamo sistemate tutto, e poi nell'estate 2021 siamo tornati sul set a registrare, abbiamo concluso. È stato un lavoro lungo, perché comunque anche il montaggio più di 100 ore. E quali sono state le emozioni dopo aver visto il lavoro finito? È stato bello perché vedere riassunto tutto in due ore di fronte alla gente, di fronte agli applausi e tutto, ti fa dire rifacciamolo. Ecco, oggi è un hobby, potrebbe diventare anche una professione? In futuro vedremo, adesso per ora rimane un hobby e rimane una passione. Vedremo cosa accadrà e come si evolverà la situazione, dai. Ci tenevamo anche a ringraziare comunque tutti, perché il progetto non sarebbe mai riuscito, non sarebbe mai giunto al termine se fossimo stati io e Giacomo, quindi grazie a tutti i nostri amici che ci hanno aiutato, ai genitori dei nostri amici con le macchine, con i trasporti, con il materiale, che hanno reso possibile comunque tutto questo che prima era un sogno e poi si è trasformato in realtà.